Mi chiamo Carlo Panchelli. Ho avuto dei grossi problemi negli ultimi anni con le metastasi di melanoma, quasi al massimo livello della malattia. Dopo tante operazioni avute nell'ospedale di Prato della mia città, sono stato seguito a Siena da un gruppo di specialisti del melanoma che in un certo momento, quando le metastasi mi sono diventate non più operabili, avevo solo 3 mesi di vita, mi hanno inserito in un esperimento internazionale che testava un farmaco nuovo. E ho avuto la grande fortuna che queste metastasi sono non solo fermate, ma rientrate e sparite completamente. E già da circa 2 anni le mie TAC sono pulite e non c'è niente. Di conseguenza ho scelto di andare a divulgare questa notizia per incoraggiare tutti quelli che come me, ma non solo del melanoma, di tutti i tumori possibili, tendono a chiudersi e non dare, e non parlare, isolarsi dalla vita. Praticamente, è lo sbaglio maggiore che si può fare e io spero. Andando in giro a fare i cammini, l'anno scorso quello di Santiago, quest'anno la via di Francesco, di dare una notizia di incoraggiamento a tutti quelli che come me hanno avuto queste sfortune, diciamo, per risolverle meglio e affrontarle meglio, sperando di almeno contribuire a far star bene qualcheduno, ecco, la mia speranza è quella. Quanti chilometri ha fatto finora? Allora, quest'anno finora ho fatto 210 km e spero di arrivare a Roma completando tutto il cammino, che penso sia intorno a 450 km. L'anno scorso ne feci 1050 in territorio spagnolo. E quindi, insomma, fino a che posso, fino a che la salute mi regge in questa maniera, devo andare in giro dimostrando che qualcosa c'è, qualcosa bisogna sperare. E lo sbaglio più grosso è quello di chiudersi e di non parlare mai di queste cose. Devo ringraziare principalmente lo staff di Siena del reparto di immunoterapia oncologica, diretto dal professor Michele Maio, perché è veramente un'eccellenza in questo settore, conosciuta in tutto il mondo, e sono persone che sono dedicati completamente a queste cose, non lo fanno come un mestiere qualsiasi, è proprio una vocazione. Ci fanno sentire, io la considero la mia seconda famiglia, e quindi fo di tutto per far conoscere questo sistema di portare avanti la medicina, tutti gli studi nuovi che fanno. E incoraggiare soprattutto pazienti che vedo che si chiudano, perché è la prima cosa negativa che c'è in tutti questi mali, secondo me, bisogna comunicare, stare insieme, godersi la vita giorno per giorno, sperare sempre, la mattina quando ci si sveglia, ammirare tutte le bellezze della natura, specialmente quelle che si trova in questo bel cammino della Via di Francesco, che è rimasto. Non dico allo stato primitivo, ma insomma, bellissimo, bellissimo, dà un bell'impeto di vita. Quindi chi può rifare, penso che sia utile fare queste cose, insomma. Come mai insieme sul cammino? Io sono Mary Calamai e perché insieme al cammino? Perché purtroppo l'anno scorso io ho perso mio marito, l'ho perso per un tumore al pancreas. Eravamo già amici io e Carlo perché ci eravamo incontrati su un gruppo di trekking della nostra zona. E allora quando Carlo mi ha detto Mary, vieni con me a fare questa, io sono rimasta contenta che me l'abbia chiesto. Perché penso, essendo moglie di qualcuno che se n'è andato, giovane, molto giovane, penso che dobbiamo fare in modo di parlarne di più, di essere più attenti. Mio marito diceva, ci guardano sempre con un occhio torto noi malati di tumore. Siamo un pochino messi così. E allora ho deciso di fare questo cammino per portare avanti anche questa grande cosa, per parlarne di più. Io sono un po' emozionata.
penso che se c'è la possibilità di cure immunologiche, sono entrate già come cure nel nostro, penso nel nostro, come, sì, come protocollo. Cerchiamo di aiutare queste persone a farle queste cure immunologiche, non distruggerle come con la chemioterapia. Mio marito le ultime volte mi diceva: ma se questa è vita, e che ci sto a fare qui, no? E quindi a maggior ragione voglio arrivare a Roma assieme a Carlo, e sto portando con me anche la mia cagnolina, che è diventata la Meji, che è diventata la mia ombra dopo che mio marito se n'è andato, e voglio che le persone che si aprino, che cerchino di parlarne.